Oggi la capitale della Corea del Sud appare come una metropoli modernissima, però non è sempre stata così. Una volta era ariosa e verde, ma dopo la guerra di Corea degli anni 50 ha aumentato i suoi abitanti di 10 volte nell'arco di pochi decenni, giungendo ai circa 10 milioni attuali. Questo fenomeno ha comportato ad una rapida espansione urbana e ad una importante densità abitativa. Tuttavia, in questo video parleremo di un progetto, inizialmente osteggiato, che si è rivelato un successo nel reintrodurre la vegetazione in città. Il percorso pedonale sul fiume Cheonggyecheon, che fino ai primi anni 2000 era stato interrotto in favore di una trafficatissima autostrada. Ma partiamo dall'inizio. Il corso d'acqua in questione ha sempre svolto un ruolo importante nella città. Nel XV secolo viene ampliato per prevenire le inondazioni ed è dotato di porti, dighe e argini in pietra. Nel tempo diviene un sistema fognario, subendo inquinamento, ripetuti dragaggi e costruzioni di argini più alti. Con l'occupazione giapponese tra il 1910 e il 1945, molti affluenti vengono coperti con il calcestruzzo, ma la situazione peggiora dopo la guerra di Corea. I rifugiati si trasferiscono a Seul, creando baraccopoli lungo le sponde e rendendo l'area un simbolo di povertà e sporcizia. Nel 1968 si decide di tentare una riqualificazione e, complice il boom demografico, il governo fa interrare il fiume per realizzare un nuovo collegamento carrabile proprio sopra il suo corso. La strada, a più corsie, diventa la principale arteria della città. Registra altissimi livelli di inquinamento dovuti al passaggio di 168.000 macchine al giorno e minaccia la salute dei cittadini. Negli anni 2000 la struttura comincia a necessitare di numerosi interventi di manutenzione e il sindaco di allora, che aveva una visione della città più ecologica e vivibile, compie una scelta radicale: demolire l'autostrada e riportare alla luce il fiume, realizzando anche un percorso pedonale di 11 km. Il progetto incontra l'opposizione dei negozianti locali, preoccupati per le perdite di affari. Ma il governo li convince con un piano di compensazione finanziaria e il trasferimento di alcune attività. Procede quindi con i lavori e, nonostante le complessità tecniche, li completa nel 2005. L'opera ha diverse conseguenze positive: l'abbellimento della città, un aumento della biodiversità, una diminuzione delle temperature tra i 3 e i 5 gradi rispetto alle strade vicine e una decongestione del traffico, che si disperde in altre vie. Accelera e favorisce anche l'utilizzo di mezzi pubblici, ai quali vengono dedicate corsie preferenziali. La zona, molto frequentata, diventa un polo culturale ed economico, facilitando i collegamenti tra le due sponde e favorendo un loro bilanciato sviluppo. Tuttavia, i lavori sono costati 281 milioni di dollari e il prezzo del mantenimento aumenta di anno in anno. Alcuni bollano l'operazione come puramente simbolica per la scarsa accuratezza storica attribuita al restauro del luogo, in particolare riguardo uno dei ponti. A livello architettonico, infatti, il percorso ne conta ben 22, oltre ad avere numerose fontane. La passeggiata comincia da una piazza ispirata ad una tradizionale stoffa colorata da imballaggio. Il tragitto è diviso in 3 settori, ognuno con il proprio tema culturale. Quello a monte rappresenta la storia e la tradizione. Quello centrale simboleggia la modernità. E quello a valle è manifestazione della natura e del futuro. Il lato settentrionale del fiume offre posti a sedere e aree per passeggiare, mentre il lato meridionale è progettato per piante e fauna selvatica. È presente anche una cascata, ai cui lati si sviluppano pozzi costruiti con le pietre locali provenienti dalle 8 province della nazione.
E a voi piacerebbe visitare questo posto? Fatemelo sapere nei commenti, bricconcelli. Se avete apprezzato i contenuti, lasciate un like e condividete il video. Grazie per aver guardato!